delle autorità cittadine, dei sindaci di tutte le parrocchie dei paesi che formano la diocesi, di coronare con una corona d'oro il simulacro della Madonna che qui è presente in questo momento. E la Madonna del Soccorso venne incoronata regina e madre di San Severo e della diocesi. Per un tributo di amore di tutta la popolazione che da secoli sperimenta la materna protezione della sua mamma. Per lei si fa tutto, per lei potremmo dire si paralizza la città ogni anno nel mese di maggio. È un qualcosa che tocca il cuore di ogni sanseverese e tocca il cuore anche della diocesi tutta. Accanto alla Madonna voi trovate anche la presenza dei patroni dei vari paesi della diocesi. 50 anni fa stavano qui presenti per l'incoronazione della Madonna Santissima. Quest'anno si è voluto ripetere questo gesto come ad indicare che l'insieme di questi santi protettori con la Mamma Santissima del Cielo vegliano sulla diocesi tutta. Eminenza, voi siete venuta da Roma e avete certamente avvisato il Papa che venivate a San Severo. Questo popolo attende con ansia l'arrivo del Santo Padre la mattina del 25 maggio. Ritornando a Roma, rivedendo il Papa, dite pure che il popolo lo attende con il cuore in mano. E adesso, iniziando la Santa Messa, Eminenza, vogliate pregare per noi? Noi con tutto il cuore pregheremo per vostra Eminenza. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, che rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Prima della benedizione finale, permettetemi che io esprima la mia riconoscenza e il mio grazie sentito a tutti voi. Prima di tutto a Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, che mi ha gentilmente invitato a partecipare a questa manifestazione di fede, di affetto, di venerazione all'immagine della Madonna del Soccorso. Insieme con Monsignor Vescovo permettetemi che io dica una parola di incoraggiamento, veramente di solidarietà al mio compagno di studi, Monsignor Mario Sessa. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci del cielo per terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et
et Spiritus Sanctus.
San Giovanni Bosco. Vediamo San Gabriele. San Ciro, patrono dei medici.
oggi la Madonna è venuta proprio nel luogo del dolore. Ognuno di noi avrà qualche parente, o in casa o in ospedale. Lei è venuta a visitare quelli che sono in ospedale, che ha un titolo particolare specialmente per voi di San Severo, per noi, perché anch'io adesso faccio parte di San Severo. La Madonna del Soccorso. Soccorso perché è andato incontro nel 1306 a un padre, padre Niccolò Bruna, di Palermo, che ha chiesto la grazia e ha propagato il titolo del Soccorso della Madonna. Poi sono 130 anni che la Madonna è diventata la protettrice, la patrona della diocesi e della cittadina di San Severo. Ancora 50 anni della sua incoronazione. Ebbene, dobbiamo chiedere a lei di soccorrerci, di venirci incontro nelle necessità spirituali e in modo particolare in questo luogo di dolore nelle necessità materiali.